Ritrovati, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, domenica 24 ottobre, una giornata che si apre con alcune notizie di cronaca di cui purtroppo vi dobbiamo dare conto. La prima ci porta nel Trevigiano, dove tre ragazzi sono stati investiti mentre attraversavano nelle strisce pedonali. Siamo all'incrocio tra via Callalta e via Sant'Osvaldo. I tre ragazzi stavano tornando dalle fiere di San Luca che si concludono proprio nella giornata di oggi, ma erano previsti fuochi d'artificio ieri sera alle fiere di San Luca proprio intorno alla mezzanotte. Quindi, dopo aver passato la serata alle fiere, i tre ragazzi si sono diretti verso la loro automobile che si trovava proprio parcheggiata lungo via Callalta. In quel momento, mentre stavano attraversando la strada, una macchina li ha travolti e entrambi sono finiti sul ciglio della strada e l'uomo è scomparso. Il pirata della strada fortunatamente è stato rintracciato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della polizia locale. Dunque l'uomo è ora indagato per omissione di soccorso e lesioni gravi. Dunque polizia locale sul posto. L'auto, raccontano, viaggiava a forte velocità, avrebbe centrato i tre giovani mentre appunto attraversavano le strisce pedonali. Uno dei ragazzi investiti, sono tutti ricoverati in ospedale, è rimasto ferito in modo grave. Si tratta di un 21enne. Il giovane ha subito la frattura del bacino con emorragia interna, è stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico. L'auto dell'uomo non sarebbe risultata rubata. Dunque c'è una giovane, giovanissimo, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso. Invece non ce l'ha fatta la donna di 68 anni di Padova, che è stata travolta e uccisa proprio questa mattina all'alba. Siamo su via Bembo, dove la via incrocia Ponte 4 Martiri. Questa mattina intorno alle 7 si è verificato l'investimento, vedete le immagini. Il conducente del mezzo è stato arrestato per omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza conseguente della normativa del 2016, perché appunto è stato trovato con tasso alcolemico superiore al consentito. Sentite dunque, due investimenti, uno purtroppo mortale, poi c'è stato un altro incidente stradale che ci porta a Borso del Grappa, un maxi incidente, coinvolte due automobili, lo scontro frontale, quattro le ambulanze che sono uscite, tutti giovanissimi tra i 18 e i 31 anni che sono ricoverati all'ospedale, fortunatamente pare non in pericolo di vita. E questa è la pagina della cronaca con cui si apre questa edizione del nostro notiziario, un notiziario che racconterà, così come lo faremo anche questa sera, del weekend caldo della nostra regione con le manifestazioni che abbiamo visto ieri tra Padova e Treviso e la nuova manifestazione No Green Pass che è stata convocata, autorizzata questo pomeriggio alle ore 16. Allora io do il benvenuto al primo ospite di questa diretta, Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio. Federico, buongiorno. Ciao, buongiorno e buona domenica a tutti. Allora, Presidente, l'ennesimo weekend caldo, le manifestazioni sono state tante, ieri abbiamo anche raccolto la stanchezza, la rabbia di tanti esercenti che provano a rialzarsi puntando ovviamente su questi weekend di bel tempo e weekend che dovrebbero essere dedicati alle famiglie. Come Presidente, tanto come giudica anche il fatto che la manifestazione di oggi sia stata autorizzata e quale pensa che possano essere i prossimi scenari? Ma stiamo vivendo tutti una situazione molto difficile a tutti i livelli, sia chi opera nel nostro settore, ma comunque come cittadini siamo interessati ad una dinamica difficile, perché veniamo da un anno e mezzo complicato e dobbiamo cercare anche di ritrovare la quotidianità, la serenità, il piacere di ritrovarsi, di rivivere le città. Tutti questi aspetti coinvolgono certo noi operatori, ma tutti quanti. Ci sono situazioni anche difficili da interpretare, se pensiamo che non è oggettivamente facile, e non entro nel merito dei contenuti, capire qual è la reale situazione dal punto di vista sanitario, ma noi dobbiamo renderci conto che oggi viviamo una situazione grazie ad un piano vaccinale che ha funzionato, sta funzionando e ci sta portando fuori da questa situazione. È chiaro che gli operatori economici in questa situazione sono coloro che più di tutti hanno patito
Quando nelle situazioni come quelle del centro storico di Treviso, per cui parlo, ma vale anche in altri contesti, si vede che questo tentativo di tornare alla normalità, ma ripeto, ma una normalità per chi opera, ma anche per chi esce con la famiglia, ritrova le abitudini di ritrovarsi in centro, ecco, una cosa molto semplice, viene minato da una manifestazione che è corretta, nel senso che ognuno ha giustamente il diritto di manifestare, ma deve farlo nel rispetto dei diritti altrui. E ci sono delle situazioni, il centro storico di Treviso, che è preso troppo d'assalto, lo dico perché certo è oggetto di una visibilità, ma è troppo preso d'assalto. In questo senso un'autorizzazione di un'altra manifestazione in questo contesto, se poi il corteo sia stato anche deviato dalle arterie principali, in realtà mina lo stesso il centro storico di Treviso ancora una volta in una domenica che per la stagione che c'è, per il tempo che c'è, per le altre manifestazioni che ci sono, era una domenica dedicata ai trevigiani e da operatore turistico dico anche ai visitatori e ai turisti che sono tornati nelle nostre terre e quindi li dobbiamo accogliere con un altro tipo di città. Questo vale per tutti indifferentemente, scusatemi, da come la pensiamo sul tema dei vaccini. L'altro ha detto bene, no? Oggi poi a Treviso c'è la domenica ecologica, c'è la festa della famiglia, quindi la città continua insomma a proporre tutta una serie di iniziative anche per attrarre non solo i turisti ma anche proprio i trevigiani, far vivere loro la città. Secondo lei lo spostamento eventualmente di piazza potrebbe essere una soluzione? Perché non so se ha visto nelle immagini, la protesta di ieri a Padova era in piazza Eremitani, che è una piazza decentrata rispetto alle classiche tre piazze di Padova. Si è ottenuto questa forma di spostamento? Secondo lei potrebbe essere una soluzione? Sono davvero un deterrente questi manifestanti per le famiglie? Allora, assolutamente sì, perché noi continuiamo a dire non tutto dappertutto, cioè non è che tutti gli eventi, tutte le manifestazioni di qualsiasi tipo siano, debbano trovare ospitalità negli stessi punti, sempre in Piazza dei Signori, sempre in Piazza Borsa, se mi riferisco a Treviso, ma può valere anche per le altre città. Ma non solo per far vivere gli altri punti della città quando queste manifestazioni sono di interesse, di attrattiva, ma a maggior ragione quando lo sono, come in questo caso, di protesta. Il segnale di protesta viene lo stesso, ha una visibilità comunque, viene comunque ripreso, riportato anche dai media, indipendentemente da dove si svolge questa manifestazione. E questo è sicuramente un aspetto che dobbiamo porre all'attenzione, perché altrimenti graviamo sempre sulle solite zone, sempre sulle solite famiglie che risiedono in quelle zone, sempre sui soliti operatori che operano in quelle zone. Ecco, io credo che questo sia una soluzione. E poi è chiaro che i trevigiani, i visitatori, i turisti che sanno che in un determinato momento, in una determinata giornata, in quel posto c'è una manifestazione a maggior ragione di questo tipo, è chiaro che non trovano delle soluzioni alternative. Non è se non vanno per manifestare perché condividono questo tipo di pensiero, è chiaro che scappano da questo punto. E quindi è un motivo per allontanare queste persone, che dico, lo ripropongo perché credo che sia importante. In questo momento queste manifestazioni, alcune si ripetono da anni, non hanno solo il valore che da sempre rappresentano, hanno un valore in più in questo momento, cioè tornare a far rivivere, a far ripetere, anche riprendere certe abitudini, perché dal punto di vista della socialità il Covid ci ha davvero cambiato, ci porta a essere meno propensi a rivivere la città, a rivivere la via, la piazza, a riprendere quelle abitudini. È molto importante in questo momento invece tornare alla normalità. Tra l'altro insomma, possiamo davvero affermare che la risposta dei trevigiani, Treviso e provincia, sia stata molto buona, no? Le vie del centro si sono riempite, poi bontà dell'amministrazione anche aver creato molte occasioni di socialità, ricordo ancora la festa della famiglia piuttosto che la domenica ecologica, le varie maratone, quindi
quindi corse podistiche lungo le vie del centro, però la risposta è stata molto buona, cioè è un autunno diverso, un inverno diverso quello che ci attende rispetto allo scorso anno. Allora, assolutamente, è anche un autunno bello, questo facilita, è un autunno nel quale tutti noi e tutti i trevigiani hanno tanta voglia di tornare a rivivere la città, a rivivere i propri borghi, i propri centri storici, questo vale per tutta la provincia, quindi assolutamente sì, queste manifestazioni, questi piccoli eventi sono un motivo, c'è tanta voglia di tornare a questo, in una stagione che è, secondo me ha anche un altro aspetto. Tutti hanno la prospettiva, l'idea che questo sia l'ultimo inverno che dobbiamo affrontare con questo tipo di condizioni, e questo dà ovviamente molto più entusiasmo e molta più voglia di dire recuperiamo velocemente perché siamo fuori dal tunnel. Senta, in ultima battuta, e io penso che nessuno meglio di lei ce lo possa raccontare, il Green Pass non è stato un deterrente per il consumo all'interno dei locali, cioè visto che ora l'obbligo del Green Pass con l'inverno per entrare all'interno dei locali, insomma non potremo tra un po' più godere dei tavolini all'aperto, bisognerà entrare e lì sarà necessario il Green Pass. Lei ritiene che sia stato un deterrente per determinate situazioni, in determinate situazioni il Green Pass oppure no? No, io credo che il Green Pass sia stato lo strumento con il quale si è dato sicurezza a tutti, sicurezza per chi lavorava in un posto sicuro, sicurezza per chi andava in un locale, in un negozio, in un'attività sentendosi sicuro. Quindi credo che questo sia stato il primo elemento da evidenziare. Il secondo elemento è sicuramente che ha portato evidentemente la gente a vaccinarsi più di quanto era stato fatto prima. Terzo, è sicuramente una limitazione per alcune attività, quelle che non hanno il plateatico, quelle che hanno degli spazi all'interno ridotti, ma noi l'abbiamo vissuta, siamo stati chiusi per tanti mesi. Ecco, quella è la vera limitazione. Esatto, però è importante rimanere aperti anche con numeri ridotti, il Green Pass lo ha permesso, per cui è questa la strada che riteniamo sia stato giusto seguire e che ha dato i suoi risultati. Perché? Perché comunque i centri storici hanno ripreso a vivere, le nostre città hanno ripreso a vivere. Grazie Capraro, lei sarà in città oggi pomeriggio? Ma sono sulle colline del Prosecco, come forse si vede da sfondo. E sarò in centro storico a Conegliano, perché anche oggi è un'altra giornata di lavoro per l'attività del turismo e questo è molto importante. Grazie, allora buon lavoro ovviamente a lei e alla sua squadra. Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio. Allora, l'abbiamo appena nominata, andiamo a vedere le immagini della manifestazione non autorizzata di ieri, pacifica per la verità, ieri in questa piazza dei Signori, ormai davvero presa d'assalto, e in cui ritornerà e si riverserà anche la nuova manifestazione, questa invece autorizzata di oggi. Andiamo a vedere. Al grido Trieste chiama, Treviso risponde, sono arrivati in Piazza dei Signori in circa 500, manifestazione non autorizzata dei No Green Pass nel salotto buono della città. Slogan, megafoni per ribadire ancora una volta la contrarietà al vaccino e al Green Pass. Piazza è piena di manifestanti, la gente osserva perplessa. Vogliono la rovina dell'Italia per conto mio. Devono farsi il vaccino tutti quanti. Questa non è per legge, no, ma è perché è per il nostro interesse. E in un sabato pomeriggio di grande afflusso di persone in centro cresce la rabbia di baristi e negozianti che vedono allontanarsi la clientela. Era una bella giornata di lavoro fino a un'oretta fa, ma come al solito ce li abbiamo qua. La manifestazione blocca il nostro lavoro.
È un peccato, perché capisco sempre, dico sempre il massimo rispetto per la manifestazione, però magari portare in una condizione o una collocazione che sia atta a non creare disturbo all'attività, soprattutto in queste giornate che per noi sono importanti, ci può aiutare anche a noi. Ma questa è una manifestazione non autorizzata? Ancora peggio, però si vede che comunque la manifestazione, non essendo autorizzata, essendo che non c'è nessuno che va contro, vuol dire che a questo punto è autorizzata per placito. Eccoci, allora io vi presento il nostro prossimo ospite, che è arrivato un po' di corsa perché pochi minuti fa era sulle mura di Treviso, ma in realtà in giro per le vie della città, perché oggi c'è la festa della famiglia. Buongiorno assessore. Buongiorno, buongiorno a voi. Gloria Tessarolo con noi, massima promotrice insomma di questo evento a Treviso, ci ha portato anche una locandina. Che cosa ci ha portato? Sì, è la locandina con i laboratori che oggi sono sulle mura per accessibili a tutti. Certo, certo. Eccolo qua il colore, perché poi è un po' quello che vi faremo vedere tra pochissimo con le immagini che manderemo in onda, perché è davvero stata la festa delle famiglie, molto partecipata tra ieri ed oggi. Sì, noi abbiamo iniziato questa esperienza l'anno scorso in maniera un po' pionieristica, mettendo insieme le idee e le competenze di tante associazioni. Lo scorso anno è andata così bene, nonostante la giornata fosse un po' autunnale e fosse il weekend prima poi della zona arancione, quindi con il blocco totale delle fiere, quindi anche con molta incertezza, che quest'anno abbiamo deciso di rifarlo e di replicare con una due giorni. Tanti laboratori, un bel flusso di persone. Dove siamo qui? Allora, questa è la giornata di ieri, giusto? Sì. Qui ieri, questa è la Onlus Carolina, che fa diverse attività anche di pet therapy con l'ausilio di cani, e poi appunto aveva una serie di giochi e di percorsi dove ci siamo cimentati anche noi, devo dire non con grandissimo successo. Forse dobbiamo un po' calare le vesti da adulti e davvero ributtarci in quella che è la sensazione dei bimbi. E qui già oggi c'erano già tantissime famiglie, tutte ordinate, con e senza mascherina, nel senso che siamo all'aria aperta, certo, per cui potevano accedere con Green Pass serenamente anche senza mascherina, poi i bimbi sappiamo non hanno l'obbligo. E invece vedo tutti molto diligenti, perché nel momento in cui c'è un po' di più assembramento i genitori cominciano a tirare su le mascherine. Quindi tutto molto bene, tanto colore, tanti laboratori. Siamo lì fino a questo pomeriggio. Poi le location, no, si prestano molto. Lì siamo sulle mura, quindi adesso vedremo anche dei tanti laboratori. C'è la possibilità ovviamente di garantire il distanziamento. Sì, le mura sono strategiche secondo me, ma poi rispondono a un'esigenza che è quella delle famiglie. Sono un luogo in sicurezza perché non c'è il traffico veicolare, quindi i bimbi possono scorrazzare liberi. Siamo vicini al Bastione San Marco, che è attrezzato con delle giostre pubbliche nell'area verde. Uh-huh. Consente alle famiglie serenamente di passeggiare. È una manifestazione in questo caso davvero molto fluida, quindi non ci sono momenti di calca, si vive in maniera molto rilassata, e poi soprattutto si accede e si possono scoprire i servizi. Le associazioni sono molto contente, proprio perché ognuna ha il proprio angolo che allestisce in base alle proprie caratteristiche, ma la cosa che ci piace di più è proprio stare all'aria aperta. Abbiamo vissuto, lo sappiamo tutti, con molta difficoltà, no, questo periodo in casa. Anche la scuola si è convertita con molti più momenti, no, all'aria aperta, anche nella mattinata didattica, e noi questa cosa la riportiamo fuori. Ci piace stare nel verde, le mura sono davvero una piazza in qualche modo diffusa, naturale, molto molto belle. E poi in concomitanza con la prima domenica ecologica per Treviso, quindi di fatto c'è un serio blocco delle automobili, quindi insomma le famiglie hanno anche potuto vivere la città senza smog. Sì, l'abbiamo voluta così con l'assessore Manera, ne abbiamo discusso in giunta, e quando c'era la necessità di scegliere quali domeniche dedicare, insieme abbiamo convenuto che con la Fiera Quattro Passi, l'ultimo weekend delle Fiere di San Luca organizzate dall'assessorato alle attività produttive, e appunto questa iniziativa forse era la domenica più adatta per vivere la città a piedi, con tante iniziative da vivere a piedi, quindi immergendosi nella Treviso che ci piace tanto, in questa Treviso d'autunno. Andiamo
un po' dietro le quinte a vedere il lavoro, perché se questa è la vetrina, la giornata per la famiglia, che cosa c'è dietro? Cioè, come avete lavorato per riuscire a mettere insieme tutte queste associazioni? Ma da quando ci siamo insediati noi abbiamo istituito un tavolo per la famiglia che raccoglie alcune associazioni, non sono tutte le 21 che sono presenti oggi sulle mura, sono le più rappresentative, le più grosse, quelle che hanno molto radicate nel territorio oppure che hanno una rappresentatività nazionale, quindi esperienze forti da poter portare a Treviso. Con loro abbiamo cominciato a ragionare su come farla, è un annetto che ci lavoriamo, diciamo che quindi noi chiuderemo questa sera, poi cominceremo a pensare alla prossima edizione, prendendo le criticità ma anche i punti forti che vediamo che le famiglie apprezzano, e così abbiamo pensato di mettere insieme tutta la forza che c'è sulle mura. In questa edizione sono 21 le associazioni presenti, tutta la forza che c'è nel territorio e che offre servizi alle famiglie di crescita della famiglia, di conciliazione dei tempi vita lavoro, per metterle davvero tutte in vetrina, ma soprattutto dare alle famiglie l'opportunità di conoscere la ricchissima offerta che c'è. Quindi con loro abbiamo strutturato il programma, quest'anno abbiamo voluto fare anche, e io in questo ringrazio le associazioni che non sono per nulla campanilistiche, anzi lavorano insieme, abbiamo fatto dei laboratori che sono quelli appunto in cartellina, ce n'era uno questa mattina dedicato all'autunno, alle forme, ai suoni, ai colori, quindi ecco la natura che torna, e per questo anche è strategico, no? Lavorare sulle mura all'aria aperta. Ma poi ad esempio oggi pomeriggio e anche ieri pomeriggio ce n'era uno invece dedicato ai genitori, sull'essere genitori digitali e quindi come vivere il rapporto con tutta la vita online dei nostri figli. Quello di ieri era dedicato poi ai bimbi molto piccoli, no? E questo di oggi invece l'abbiamo dedicato a una fascia d'età un po' più grande, quella dell'adolescenza e preadolescenza. Stiamo vedendo, assessore, l'immagine di, direi, un gioco di una volta ne vedremo ancora, come lei ci raccontava, questi laboratori tattili dove si gioca con le foglie, in questo momento c'è il legno, ci si arrampica, cioè si vive la natura. In un momento in cui siamo stati catapultati all'interno di un mondo digitale, perché completamente isolati, in piena pandemia, è un po' il ritorno alla vita, il ritorno alla socialità, il ritorno alla a vivere il mondo che di fatto ci è stato consegnato, provando un po' a strappare questi ragazzi dai loro cellulari. Sì, ma io devo dire sì, è proprio così e non c'è nulla di digitale sulle mura. Sono tutte attività però che non abbiamo riesumato dal baule della nonna. No, sono attività che le nostre associazioni fanno. L'associazione montessoriana, abbiamo la Bibrat che fa le letture. Sono tutte attività analogiche, definirei, no? Nell'era del digitale, dove i ragazzi e le famiglie vengono portati a lavorare, certo, assieme con materiali semplici. Abbiamo visto, gli scout hanno in circa 20 minuti hanno allestito due altalene e l'hanno fatto appunto con i pali, con il legno, con le corde, lo insegnano ai ragazzini. Ecco, questa cosa stimola tantissimo i bambini. Io devo dire che non ho visto nessun bambino annoiarsi. C'è l'attività con i cani che fa la Carolina Onlus, e c'erano tutti i bambini assolutamente attenti, presissimi da ogni singola parola dell'educatore. Questo ci mostra e ci dimostra che forse il principale problema dei nostri bambini a volte siamo noi, che in maniera molto sommaria, perché effettivamente io, insomma, mi rendo conto, siamo stanchi, abbiamo poco tempo, quindi a volte si sta veloci e si dà il cellulare in mano, no? O a volte, certo, si accende la TV e si lascia lì a guardare il cartone. Nulla contro i cartoni animati, ma magari guardiamoli insieme, ecco, perché allora diventa un'attività collettiva in casa e non è il passatempo, il parcheggio del bimbo. E così io ad esempio ho sperimentato lo scorso anno, e adesso ce l'ho in giardino, un gioco che ho imparato qui dagli scout: con un semplice scatolone, alcuni buchi e poi con le castagne si cerca di fare centro su questo scatolone appeso ad un albero. Beh, i miei figli si divertono un sacco, io sono un po' imbranata, devo dirlo, però cose molto semplici e anche di stagione, possiamo di stagione, dire, giochi a basso stagione. Costo, impariamo a giocare con la natura, impariamo a usare la manualità. È importante anche perché, insomma, lei è anche qui, può essere una grande testimone di quelli che sono stati questi due anni, no? Seguendo tutto il settore del sociale del Comune di Treviso, le difficoltà delle tante famiglie che in tanti hanno perso il lavoro. Voi li avete aiutati, avete messo in piedi, insomma, un sistema molto forte, molto strutturato, però lei ce lo può testimoniare che questi due anni hanno lasciato grandi cicatrici su molte famiglie.
Sì, sono stati 2 anni impegnativi, anche perché inevitabilmente chiudere un nucleo che è abituato a, e quindi delle persone, a dei ritmi, anche dei momenti di convivialità e altri momenti invece di solitudine, lo dico tra virgolette, nel senso nel lavoro, quindi di ritmi vari dove la propria personalità si esprime, ritrovarsi tutti chiusi, tra l'altro con poca obbligati chiusi in casa, a rivedere completamente il ménage domestico, indubbiamente ha creato una forte pressione sulle famiglie che durante e dopo la pandemia è esplosa. Quindi dal problema economico sì, ma anche proprio il carico emotivo di questo periodo si è fatto sentire e si sta facendo sentire. Io però sono convinta, e con me i miei servizi, che le persone abbiano risorse infinite. I bambini ce l'hanno dimostrato, perché io mi ricordo, ho assistito a tantissime riunioni, proprio era il aprile-maggio 2020 in cui eravamo preoccupati per l'impatto che poteva avere sui minori la pandemia. Poi abbiamo visto con i primi centri estivi organizzati che i ragazzini sì avevano sofferto. Quella è stata la prima luce, no? I centri estivi sono stati proprio il primissimo momento in cui si ritornava alla vita. L'abbiamo voluto con forza, devo dire, ed è partita da Treviso. Io posso dire che i sindaci hanno lavorato insieme, uniti con la conferenza dei sindaci ULS presieduta da Paola Roma. Abbiamo lavorato con l'azienda sanitaria con tutte le nostre forze per arrivare a studiare delle linee guida che potessero riaprire i centri estivi. Le abbiamo condivise con la regione, sono state portate al tavolo Stato-Regioni e siamo riusciti ad aprire, perché era l'esigenza che sentivamo e credo che sia la massima espressione di quello che un amministratore locale può fare, cioè essere interprete dei bisogni, ma non solo trasferire i bisogni, cercare di trasferire anche delle soluzioni che ovviamente nascevano dalla nostra esperienza. Quindi sì, quella è stata una cosa che ha aiutato tantissime famiglie, alcune anche titubanti, sono entrate poi non subito a giugno ma da luglio-agosto, però ha ridato fiducia. Quando ancora all'orizzonte non si capiva poi se a settembre sarebbe ricominciata la scuola, come iniziava la scuola, sembra un passato remoto, in realtà è solo un anno fa. È incredibile, sì, anche perché poi tutte queste cose qui, adesso vi facciamo vedere anche un altro video, forse questa è l'associazione Carolina di cui parlava lei, perché abbiamo anche... Eccoli qua, gli animali. Queste cose che stiamo vedendo fino a poco tempo fa non erano possibili. Cioè si è ripartiti per tornare alla normalità veramente un passo alla volta. Quindi un'altra cosa che è mancata tantissimo è stata proprio la festa, l'associazione, i vari eventi di cui una città si poteva riempire. Ne abbiamo fatto a meno per più di un anno. Sì, ne abbiamo fatto meno per più di un anno e io, se devo fare un passaggio, voglio farlo anche sul grande mondo del volontariato, perché quello che vediamo oggi è lo sforzo di tantissime associazioni, appunto dicevo, queste sono 21 e sono quelle che si occupano di famiglia, non sono tutte quelle con cui il mio assessorato collabora. Associazioni che hanno sofferto tantissimo perché hanno dovuto chiudere la loro attività per più di un anno, alcune riaprirla timidamente, comunque a mezzo regime. Sappiamo che il volontariato vive della passione, vive del contatto, vive dello spirito di servizio e del dono, per cui hanno vissuto un anno e mezzo davvero molto difficile. Ritrovarle qui sulle mura, in piazza, in mezzo alla gente, cariche di entusiasmo, io devo dire un grande grazie a tutte loro. Una ripartenza anche per loro. Sì, e la grande fiducia che questa amministrazione ha e sempre ripone su di loro, nel senso, noi ci siamo, loro lo sanno e insieme cerchiamo di sviluppare progetti. Quali sono i prossimi progetti in cantiere allora? Ma guarda, io vorrei intanto ricominciare a strutturare un esperimento che abbiamo fatto quest'estate che si chiama Rete Primi Passi, sempre per le famiglie, in questo caso proprio per la fascia 0-3, che è quella di cui mi occupo maggiormente io, che ho anche la delega ai nidi comunali e quindi gestisco i nidi che erano sulle mura con noi a fare laboratori. Perché siamo riusciti a mettere insieme le associazioni che si occupano solo di questa fascia di sostegno alla genitorialità, creando un calendario nell'arco di una settimana di iniziative gratuite e accessibili alle famiglie. Secondo me quella è una fascia molto delicata. Accompagnare la coppia e i genitori in quel momento lì può essere cruciale per tutta la vita della famiglia successiva e gli anni successivi, perché sono degli anni di forte, cioè dei mesi di forte cambiamento. I primi mesi fino al settimo, all'ottavo, secondo me si ricostruiscono gli equilibri in continuazione. Esatto, no? E dal primo, secondo
secondo figlio, cambiano nuovamente gli equilibri, quindi sono i momenti in cui una famiglia ha maggiormente bisogno di supporto, e io devo dire abbiamo una grande ricchezza associativa da cui attingere a piene mani, quindi spero che tante famiglie possano conoscerla, perché ci sono davvero risorse inestimabili. Voi avete anche messo a disposizione degli psicologi per i quartieri, no? Era una cosa che avevamo raccontato. Come sta andando? Sta andando bene, siamo al primo anno di sperimentazione, che ovviamente ha dovuto convivere con quella che era la logica della pandemia, per cui con due zone rosse, il blocco delle attività in presenza, ci siamo trasferiti online. Confermeremo l'attività, questo te lo posso dire, la confermeremo, e stiamo verificando anche con i 37 comuni dell'ambito territoriale sociale di poterla estendere anche fuori da Treviso per quanti vorranno farla. Quindi può essere una cosa che entra nella programmazione della conferenza dei sindaci dell'ULS, secondo lei? Ci ragioneremo perché anche proprio di recente ho condiviso il progetto con il direttore dello IAF, il nuovo direttore Micheletto, e con lui abbiamo parlato. Lui arriva da un'altra esperienza molto forte, che è stata sperimentata su Pieve, che è quella degli psicologi di base, che era stata sperimentata diverso tempo fa con una logica di aggancio ai medici di medicina generale e che aveva dato dei dati molto importanti. Qui questa ha una visione più sociale, diciamo, nel senso che crede molto nel rafforzare le capacità della comunità e la rete, per questo gli psicologi di quartiere, quindi del trovare le risorse oltre la terapia in quello che il contesto dove la persona vive può offrire da livello associativo e non solo, e dei servizi, e quindi credo che stiamo sperimentando nell'ottica di capire se sarà possibile e come eventualmente sarà possibile estendere il servizio e proporlo eventualmente alla regione. Allora, noi ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità, restate con noi perché resta con noi anche l'assessore Gloria Tesserolo, tra poco. Trovati, buongiorno. Allora, domenica 24 ottobre, ultimo giorno delle fiere di San Luca. Ieri sera ci sono stati i fuochi, poi alcune notizie di cronaca con cui abbiamo aperto questa edizione, perché proprio al termine dei fuochi delle fiere di San Luca tre ragazzi che stavano tornando a casa sono stati travolti da un'auto pirata, intercettata poi dagli uomini della polizia locale di Treviso, e questa notizia è la cronaca che vi abbiamo dato in apertura. Ora stiamo parlando di sociale con l'assessore Gloria Tesserolo, perché oggi è la festa della famiglia, con una serie di bellissime iniziative che stanno riempiendo di famiglie, bambini dalle mura di Treviso, ma insomma anche la città intera. Un'iniziativa che sta andando bene, ha riscosso molto successo, complice la bella giornata, la voglia di stare all'aria aperta, la voglia di tornare a ritrovarsi. Però non di soli bambini ci stiamo occupando, perché avete messo in piedi anche dei progetti che riguardano gli anziani che hanno sofferto molto in questi due anni, anche loro hanno bisogno di ritornare un po' alla vita, e anche per loro voi avete dei progetti in piedi. Sì, noi il contatto con gli anziani abbiamo cercato di non perderlo mai. Avevamo attivato proprio l'estate scorsa un numero di telefono dedicato ad esempio ai nostri centri ricreativi anziani, linee in comune, per riuscire a mantenere saldo il contatto con l'amministrazione comunale, con il servizio sociale in modo particolare, ed eventualmente riuscire a passare servizi strategici, ma al tempo stesso intercettare anche eventuali bisogni. Devo dire che nonostante la pandemia abbiamo, o forse anche grazie alla pandemia, abbiamo lavorato molto su progettualità innovative. Nel 2019 avevamo vinto un bando europeo con l'assessorato, appunto con l'assessore Manera, un progetto che si chiama, ha un nome molto strano, è un acronimo TAFE, che era un progetto di sperimentazione di azioni per creare un ambiente a misura d'anziano, di cui siamo come comune il capofila, però
di un progetto europeo, quindi che vede coinvolte 6 nazioni diverse che mixano le loro esperienze. Noi da subito ci siamo messi in ascolto dei nostri centri ricreativi anziani, abbiamo chiesto a loro di essere interpreti di quelli che potevano essere i bisogni di questo target di persone. Siamo partiti nel 2019 con una serie di idee e poi è arrivata la pandemia, che forse ha cambiato anche un attimo i bisogni. Grazie in modo particolare al quello che è stato un po' il portavoce degli anziani, Luciano Prosdocimo del centro ricreativo di Villa Letizia, che è riuscito a raccogliere, a tenere insomma i legami con i suoi colleghi, al servizio sociale e ad ISRA, che era un po' il capofila insieme a noi del progetto. Abbiamo così sentito la loro esigenza, e la loro esigenza manifestata attraverso un questionario che è stato somministrato dagli studenti del BESTA, con cui abbiamo lavorato, e devo dire lavoriamo benissimo con questo istituto, anche con gli altri, ma essendo che loro hanno l'indirizzo sociale e sociosanitario, certo, chiaramente collaboriamo molto più spesso col mio assessorato, e è emerso poi che si avevano... impara attraverso l'esperienza, no? Quello ma che infatti... noi possiamo studiare, poi lo dobbiamo in qualche modo mettere in pratica, e quale modo migliore evidentemente, no? Infatti, con grande entusiasmo loro hanno condiviso con gli anziani la necessità di essere facilitati nell'accesso ai servizi online, forse appunto a causa della pandemia. E da qui è nato prima una guida che abbiamo cominciato a distribuire, molto agile, molto pratica, che abbiamo cominciato a distribuire a settembre, abbiamo messo a disposizione anche degli altri comuni, perché poi i bisogni sono quelli, per l'accesso ai servizi sanitari, per poter prenotare una visita. E adesso i ragazzi del BESTA stanno aprendo 2 pomeriggi a settimana, quindi il lunedì e il venerdì pomeriggio, presso 3 centri anziani, dove stiamo sperimentando questa cosa, a Fiere Selvana, quindi lungo l'Alzaia, nel centro storico, lì in Pescheria, all'Oltre Cagnan, e Villa Letizia appunto. Sono lì presenti fisicamente per seguire gli anziani con dei computer e fare con loro il lavoro. Ma anche perché adesso non ne possiamo prescindere, no? Cioè, con la digitalizzazione della pubblica amministrazione, l'identità digitale, le ricette online, le prenotazioni online. Lo speed. Abbiamo fatto un servizio bellissimo dove insomma il sindaco Mario Conte cercava in tutti i modi di riuscire ad avere il suo speed, poi ce l'ha fatta, ma era importante farvi vedere questo, perché diventare digitali non è da tutti, si impara a fatica, quindi nessuno si deve sentire indietro, no, in questo processo, in questa corsa alla digitalizzazione. E a questo proposito è anche bello immaginare che ci siano dei ragazzi che stanno studiando anche per diventare persone del domani, che lavoreranno nel mondo del sociale, essere accanto agli anziani per aiutarli in questo percorso che per loro probabilmente ha degli ostacoli più grandi. Ti devo dire che le soddisfazioni sono tante, in primis perché abbiamo visto signore di 80-85 anni che sono riuscite da sole ad approcciare il computer e ad accedere ad esempio ai servizi e alle prenotazioni dell'ULS, quindi funziona anche proprio il tipo di materiale che è stato costruito e pensato dai ragazzi con gli anziani. E adesso invece, cioè, non riusciamo a staccarli dai computer, mi arrivano davvero testimonianze di anziani e ragazzi che si interfacciano per le cose più svariate, dalla ricerca della ricetta alla ricerca di un'informazione di tipo culturale, e loro sono lì ogni pomeriggio e continuiamo ad avere richieste di poter accedere a questo sportello. Quindi io devo dire anche che perché è un modo per tenere allenata la loro mente. Noi sappiamo che il più grande augurio di buona salute che si può fare un anziano è quello di tenere sempre viva la mente, allenata. Una volta si facevano i cruciverba, adesso invece magari si può attivare una conversazione via Skype con un nipote. Ce l'ha insegnato la pandemia, Skype è diventato molto importante, no? Era il mezzo di comunicazione, lo ricordate, nelle case di riposo per far incontrare le famiglie con gli anziani che si trovavano lì dentro in qualche modo in gabbia, perché non si poteva uscire, non si poteva entrare. Quindi è utile immaginare che adesso ci sia qualcuno che sta lavorando per abbattere queste barriere digitali. Li abbiamo fatti incontrare e poi hanno fatto tutto loro, quindi dobbiamo davvero creare occasioni di incontro, ma soprattutto avere fiducia nei ragazzi, perché io sto vedendo degli studenti che ci stanno dando il 1000 per 1000 e sono entusiasti soprattutto, quindi ci danno idee, oltre a fare quello che gli chiediamo, ci danno un sacco di idee. Allora, in ultima battuta, perché in qualche modo, assessore, dobbiamo un po' tornare ad
oggi a quella che sarà per l'ennesima volta purtroppo una giornata calda per la città, ancora un corteo che è stato autorizzato di manifestanti pacifici, insomma, perché per ora nel Trevigiano non abbiamo dovuto raccontare di scontri come abbiamo visto a Trieste, come abbiamo visto ieri a Milano, però c'è una nuova concentrazione di persone, ci sono anche famiglie, ci sono anche bambini, l'abbiamo visto, che magari tengono degli striscioni in mano, che protestano contro l'obbligo del Green Pass. Dal suo punto di vista, come la vede, come la racconta questa piazza? Ma io credo che, come ci siamo dette prima, arriviamo da un periodo davvero difficile e quindi anche da quello che è il mio osservatorio del servizio sociale, io mi rendo conto che la pressione si è alzata davvero tanto su tante famiglie e a volte saltano un po' le modalità di dialogo. Ecco, quello che hai ricordato giustamente è che a Treviso queste manifestazioni sono sempre state pacifiche, quindi so che sarà pacifica anche quella di oggi pomeriggio, perché sono la prima che crede nella libertà davvero di manifestare e di parola, però dall'altra parte mi chiedo anche quando finirà, nel senso che il governo è stato molto chiaro e non farà nessuna marcia indietro, questo è molto, mi pare che sia molto candido e lapalissiano per chiunque, e dall'altra parte io sono anche convinta che nessuno di noi quando si è vaccinato l'abbia fatto con leggerezza, ecco, l'abbiamo fatto tutti un po' in ansia per il momento che stavamo vivendo e anche per l'incertezza che comunque c'è su questo virus. Siamo tutti convinti che ci dovremo convivere, che probabilmente poi alla fine sarà come l'influenza stagionale, quindi ci faremo il vaccino invernale, alla fine il vaccino presto o tardi verrà fatto. Posso capire i timori iniziali quando non c'erano dati, non riesco a capire adesso che i dati invece ci sono e sono dati confortanti, quindi soprattutto agli adulti, perché se posso capire i timori sugli under 12, dove appunto l'Italia ancora non si è espressa e non ci sono indicazioni in tal senso e quindi non si parla di vaccinazione per i più piccoli, gli adulti, i dati sugli adulti li abbiamo tutti e i dati sugli adulti sono dati oggi confortanti, quindi se ci poteva essere dell'incertezza quasi un anno fa, quindi a febbraio, gennaio-febbraio, quando il personale sanitario ha cominciato a vaccinarsi per primo, oggi davvero non riesco a capire questo tipo di paura, perché i dati oggi li abbiamo, ma siamo testimoni, insomma. Secondo lei siamo stati vivente anche vittime delle fake news? Quanto hanno pesato le fake news? Insomma, lei che insomma nel mondo delle news se ne intende. Se ne intende, quanto hanno pesato secondo lei? Tanto e continuano a pesare tanto. Troppe informazioni da fonti non accreditate, magari montate ad arte. Purtroppo con i nuovi media è così, nel senso sappiamo diventa difficile per l'utente finale riuscire a capire qual è l'informazione più corretta, però e tanti anche nella stampa, tantissime virologi, quindi notizie contrastanti per mesi, questo di sicuro non ha aiutato, dobbiamo dirlo. Certo è, bisognerebbe un attimo fermarsi e ragionare, insomma, io credo che ci siamo vaccinati praticamente tutti, abbiamo sempre fatto vaccini senza vivere quest'ansia, ne abbiamo fatti tanti fin da bambini. Senza vivere quest'ansia, e quindi oggi credo sia più una presa di posizione di tipo di principio più che nel merito di quanto il vaccino può fare o non può fare. Sono convinta, resto convinta, che dovrebbero vaccinarsi più adulti e quindi che dovrebbe esserci un grande passo di responsabilità da parte delle persone, delle famiglie, dei genitori, proprio per lasciare liberi i ragazzi. Abbiamo una responsabilità nei confronti dei giovani e dei bambini che chiede un gesto di fiducia nei confronti della scienza, del sistema sanitario, ma anche di responsabilità sociale. Perché io ve lo dico molto serenamente, non vedo l'ora che mia figlia possa andare a scuola senza mascherina. Capisco perfettamente, anche perché i bambini a scuola sono ancora sottoposti a dei protocolli rigidissimi. Tengono la mascherina anche a ricreazione e quindi credo che sia davvero molto giusto il messaggio che lei sta lanciando, cioè un atto di responsabilità di comunità, di noi adulti, per riuscire insomma a lasciar vivere questi bambini la loro infanzia e la loro scolarizzazione come dovrebbe essere.
Assessore, grazie per essere stata in nostra compagnia. Grazie. Facciamo vedere di nuovo la locandina. Per piacere, ci sono ancora delle cose. Treviso vi aspetta, insomma, una città da vivere per tutto il giorno. Eccoci qua, famiglie e associazioni in festa. Grazie per avercelo raccontato, assessore. Quindi noi la lasciamo andare ovviamente ai suoi impegni e buona giornata. Grazie, buona giornata anche a voi. Grazie a tutti. Allora, noi tra pochissimo, proprio per continuare a parlare di famiglia, ci colleghiamo con una psicologa e psicoterapeuta. Lei si chiama Giulia Franco e lei ci racconta che esiste una realtà che è quella dei fratelli e sorelle di ragazzi disabili. Spesso parliamo della disabilità, ma non ci siamo mai occupati di chi la disabilità la vive a 360 gradi, perché ha una persona disabile in famiglia, un fratello e una sorella. Il fenomeno è stato codificato con la parola sibling. Vediamo se l'ho detta giusta. Buongiorno Giulia. Buongiorno a tutti. Ciao Giulia Franco, psicologa, psicoterapeuta, che ha organizzato anche dei gruppi di ascolto e di lavoro proprio su questi ragazzi. Come è stato codificato e perché con questo nome, e perché si inizia oggi a porre l'attenzione anche su questi ragazzi? Allora, il termine sibling è un termine inglese che in italiano ha assunto la concezione di relazione fraterna nella disabilità. Se pensiamo, è strano che per anni i servizi di psicologia e di medicina non si siano occupati di noi, perché l'80% delle persone con disabilità ha almeno un fratello. E inoltre è il primo laboratorio sociale, quindi diciamo è il primo momento relazionale tra coetanei e nei bambini. Come sta lavorando lei con questi ragazzi? Cioè, quali sono le difficoltà che affrontano? Lei prima ha parlato al plurale, ha detto siamo, no? Quindi immagino che il suo percorso inizia anche perché lei l'ha vissuto sulla sua pelle. Allora, quale tipo di attenzione particolare dobbiamo dare a questi ragazzi? Che cosa ancora non si è capito? Sì, diciamo che io ho deciso di dedicare, attraverso la mia professione di aiuto, mettere a disposizione anche la mia esperienza personale, proprio perché da piccolina nulla esisteva per noi fratelline e sorelline, e così ho iniziato da diversi anni a condurre dei gruppi di condivisione suddivisi per fasce d'età, quindi dai bambini fino ai giovani adulti, per iniziare a dare voce alle emozioni, da quelle più difficoltose anche a quelle più profonde. Perché insomma in parte ci sono delle preoccupazioni, in parte questa esperienza può anche essere trasformata in una risorsa. Non è detto che essere fratello o sorella di una persona con disabilità comporti di per forza delle psicopatologie in futuro, ma di certo è importante dedicare qualche attenzione in più, perché alle volte la mancanza di attenzione da parte delle famiglie, sappiamo, i bambini con disabilità sono bambini molto impegnati che si devono dedicare alle terapie, alla fisioterapia, certo, alla logopedia. Questo può creare delle mancanze di attenzione da parte dei genitori, oppure l'eccessiva responsabilità che viene data a questi bambini. Alle volte, ricordiamo, sono dei secondogeniti che fanno un po' i primogeniti, somministrano farmaci fin da piccoli, si occupano di prendersi cura dei loro fratellini. Oppure anche un pochettino un senso di solitudine, alle volte quasi come a non sentirsi autorizzati a raccontare la propria quotidianità, la propria vita, a dei genitori che di difficoltà, di problemi ne hanno abbastanza. Certo, quindi magari hanno già una difficoltà, hanno già questi pensieri, quindi magari per questi ragazzi raccontare anche piccoli momenti di vita quotidiana, magari a scuola, una discriminazione a scuola, è difficile, perché si pensa di dare un altro dolore alla famiglia, e quindi si cerca di evitare anche di fare questo, e quindi magari ci si chiude in una forma di silenzio che diventa solitudine nel tempo. Ci sono dei dati scientifici su questo? Cioè, si sta iniziando anche a lavorare scientificamente da questo punto di vista? Sì, io con l'Università di Padova, insieme alla professoressa Bonichini, sto da anni, mi occupo anche di una ricerca che va proprio ad indagare il benessere psicologico. In questo caso abbiamo scelto un target di età che è legato all'adolescenza, e gli studi ci dicono che questo senso di solitudine
è confermato. Inoltre si manifesta anche un senso di benessere per chi di questi ragazzi ha partecipato a dei gruppi di condivisione. Quindi anche la ricerca conferma che la clinica funziona, quindi che questi gruppi dove i ragazzi, i bambini possono interfacciarsi, condividere quello che sentono, anche i dati ci confermano che migliorano il benessere dei ragazzi. Non solo, aumentano anche la conoscenza della comunicazione corretta della diagnosi, un tema di cui mi batto molto, soprattutto con i bambini molto piccoli, perché i genitori alle volte mi scrivono, mi chiedono ma com'è che la spiego questa disabilità ai bambini. Quindi i gruppi servono anche a questo, per dire la verità, per capire e rispondere a quelle domande difficili, ad esempio ma perché mia sorella non parla, ma perché non cammina, e associare magari questa domanda proprio al nome della diagnosi. Lei ha scritto un libro che si chiama Il guanto di mio fratello. Qual è la tesi che questo libro sottende? Ecco, Il guanto di mio fratello è un libro che nasce principalmente per raccontare la disabilità e anche in forma più generale la diversità. Il guanto è un simbolo perché per scelta non ho voluto scegliere un tipo di disabilità, un po' per dare voce anche a tutte quelle persone che in Italia non hanno diagnosi, e un po' perché la diversità fa parte di noi, e quindi mi piaceva l'idea che ognuno di noi potesse identificarsi con questo guanto in base alla propria esperienza di vita. Un libro che nasce dalla mia storia di sorella, di una persona con una grave disabilità e anche di psicoterapeuta, e che ha quindi voluto mettere insieme sia le mie emozioni di bambina unite a quelle di professionista degli ultimi anni. Racconto nella prima parte la scelta di libertà nell'accogliere la diversità secondo i nostri tempi, i nostri modi. Racconto le aspettative, i bisogni e i vissuti di chi ogni giorno vive accanto ad un fratello o una sorella disabile. Racconto che è importante dire la verità. Io tengo molto a questo tema. Perché quando i bambini appunto ci chiedono di rispondere a queste domande complesse, io credo che aiutarsi attraverso un linguaggio semplice, simbolico, come quello che viene raccontato nella storia illustrata del mio libro, può essere utile per fare da ponte nel instaurare un dialogo tra adulto e bambino, perché alle volte forse sono più gli adulti in difficoltà, certo, nel fare pace con alcune emozioni rispetto ai bambini. Che cosa manca secondo lei in questa società, nella gestione, nell'accettazione della disabilità? Lei che l'ha vissuta, voglio dire, in prima persona, cioè che cosa renderebbe più facile la vita delle famiglie? Allora, sicuramente io credo che prendere il coraggio di guardare nel profondo anche le nostre emozioni più dolorose, per poterle trasformare in un proprio senso, sia molto importante. La nostra mente ci costringe a non pensare, a mettere un po' sotto il tappeto le cose che più ci fanno stare male. Noi in termini tecnici le chiamiamo anche meccanismi di difesa, no? Un modo per proteggerci dalle emozioni tristi, dalle emozioni che non ci piacciono. In un'esperienza così difficile mi viene da dire che guardarla nel profondo, guardarla attraverso, anche se può sembrare un paradosso, è molto importante, perché solo così puoi davvero trasformarla. Questi non sono dolori che passano, dico sempre, ma sono dolori che si possono trasformare. Ognuno di noi ha il compito di trovare il senso in questa profonda esperienza. Oggi parliamo di disabilità, in realtà vale per tutti i grandi temi complessi, certo, della vita, io credo. Giulia, in ultimissima battuta ti vorrei chiedere, questi due anni in cui il Covid ha strappato la nostra normalità, non ci sono stati più i centri diurni, ad esempio, che tanto erano da sollievo per le famiglie, come li avete vissuti, anche tu, come li hai vissuti in famiglia e quali sono le risorse un po' che ci sono e che le famiglie possono trovare? Una di queste immagino siano anche i gruppi come quello che segui tu.
Sicuramente ho trasformato i gruppi in presenza con le fasce di età più adulte online e devo dire che hanno funzionato bene. E dal punto di vista personale non è stato facile non vedere più con la libertà che avevo prima, insomma, vivere mio fratello, ma quello che mi ha insegnato il tempo è l'attesa, è che il mio legame con lui, a prescindere insomma dal tempo materiale che noi trascorriamo insieme, e lui fa in qualche modo, come scrivo nel mio libro, fa parte di me ed è in tutto quello che sono e che faccio. Quindi io credo che la forza di noi famiglia è di pensare che ci siano queste relazioni che vanno oltre il rapporto del corpo. Quello che lui mi ha insegnato è, lo trasmetto ogni giorno, insomma, lui attraverso anche la mia professione. Certo, grazie Giulia, perché abbiamo aperto, no, una finestra su questo e quindi provato anche a raccontare come chi si sente in questa situazione possa essere capito. C'è un posto in cui si può essere capiti e in cui si ha la libertà di esprimersi, perché appunto crescere con accanto un fratello che ha dei bisogni speciali non è sempre semplice. Quindi grazie Giulia davvero per averci raccontato la tua storia e che è la storia anche di tante tante altre persone. Grazie e buona giornata. Grazie a voi. Lei era Giulia Franco, psicologa e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Ora vi diamo i dati del coronavirus, perché torniamo un attimo brevemente ad occuparci di pandemia, perché è arrivato il bollettino dell'azienda zero. Sono 398 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, con il totale dei contagi che è arrivato a 477.275, report quotidiano. La situazione clinica registra 200 ricoveri in area non critica, meno 4, mentre è stabile la terapia intensiva con 31 pazienti. E questi sono i numeri. Dal direttore generale dell'UNS 2 di Treviso, Francesco Benazzi, è arrivato l'appello alla terza dose. L'esempio è più importante delle parole. È seguendo questo principio che i membri del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Padova hanno ricevuto la terza dose al punto vaccinale dell'ospedale militare. Terza dose necessaria, ribadiscono, scendendo in campo e preparandosi alla puntura. Tutto il Consiglio ha aderito a questa, come dire, questa manifestazione voluta fortemente dal Presidente, per fare in modo di dimostrare anche alla popolazione, ma soprattutto anche ai colleghi, l'importanza di questa vaccinazione, la terza dose come richiamo. Un monito che rivolgono non solo alla platea dei circa 10.000 medici padovani, dei quali sono 52 i sospesi per non essersi vaccinati, ma un invito a tutti i cittadini, non risparmiando stoccate alle minoranze che ogni sabato occupano le piazze. Noi non continuiamo ad chiedere alla gente di avere senso di responsabilità nei propri confronti, nei confronti dei propri cari, nei confronti della collettività. Il fatto che la libertà individuale possa superare il bene collettivo è vietato dalla Costituzione, contrariamente a quello che dicono, perché tanti di questi personaggi dovrebbero prima studiare un pochino e poi andare in giro a dire bestialità. Il tutto anche per anticipare le possibili reticenze alla terza dose. Io ho in questo momento la percezione che, almeno le notizie dei pazienti che mi vengono a chiedere, di quelli che non vogliono farlo in questo momento non si manifestano probabilmente, quindi lo vedremo forse un po' più avanti questo, se c'è una forte resistenza. Io vedo comunque negli ultraottantenni, negli ultrasessantenni anche una volontà di vaccinarsi. Lo dico per gli over 60, gli over 80. La terza dose protegge anche da questa variante Delta Plus. Attenzione elevata in tutte le strutture sanitarie per la nuova variante del coronavirus. Dalla regione al momento però nessuna conferma sulla presenza in Veneto. Ci sono sentori e quindi noi stiamo facendo le nostre indagini. Oggi non possiamo esprimerci ancora, insomma, su una circolazione di una nuova variante, sull'impatto di una nuova variante, quindi non vogliamo assolutamente spaventare nessuno, spaventare i cittadini. Continuiamo con la campagna di vaccinazione che comunque ci protegge e ci permette di tornare alla normalità.
Veneto invece è sempre più vicino all'immunità dal Covid. Noi oggi siamo un 84,2% delle persone vaccinate o che si sono prenotate. Abbiamo capito che oggi si parla di un 90% per una maggiore sicurezza, quindi dovremmo fare l'ultimo miglio. Questo grazie al continuo aumento delle vaccinazioni, che vede in testa tra le ULS regionali quella della marca trevigiana. Circa 500 vaccinazioni, 600 al giorno di prime dosi. Stiamo anche implementando la terza dose, la booster, come si chiama, come si suol dire, quindi sta andando bene, speriamo che questo, diciamo, movimento positivo continui. Con questi dati l'obiettivo dell'immunità di gregge potrebbe essere raggiunto entro fine anno. Noi ci proviamo, ci stiamo impegnando, partirà anche la campagna con i medici di famiglia per quanto riguarda l'antinfluenzale terza dose, ma loro potrebbero anche intercettare quelle persone che sono spaventate, che hanno ancora qualche dubbio, e quindi noi ci contiamo, insomma, quindi passo dopo passo raggiungere anche questo, insomma, 90, se non sarà il 90%, ma avvicinarci molto. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, prima però guardiamo insieme le previsioni del tempo. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Perturbazione al sud, mentre al nord torna l'alta pressione, ed ecco che sul nostro territorio avremo una domenica 24 ottobre all'insegna del bel tempo. Nel dettaglio sul Veneto avremo occasionali foschie in mattinata. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso sulle prealpi, con aria limpida e ottima visibilità. Precipitazioni assenti. Temperature in lieve calo, minime tra 3 e 9 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 17 gradi. Diamo uno sguardo ora alla situazione del Friuli Venezia Giulia, dove avremo anche qui una splendida giornata, ampiamente soleggiata, cielo sereno e sgombro da nubi. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 16-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche addensamento, ma del tutto innocuo, nel complesso tanto sole come vediamo su tutti i settori. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 16 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Tredici e dieci, ben ritrovati, diretta della prima edizione di Antenna 3. Oggi è domenica, quindi un'edizione ridotta. Staremo insieme fino alle 13.30. Abbiamo parlato di svariati temi. È un weekend caldo per quanto riguarda le manifestazioni No Green Pass, ma abbiamo parlato anche di sociale e disabilità. Adesso vi presento il nostro prossimo ospite, il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Anna e buona domenica a tutti i telespettatori. Allora, sindaco, parliamo di amministrazione comunale. Insomma, da primo cittadino sono tante le iniziative che possiamo raccontare del comune di Pieve di Soligo, ma l'ultima, diciamo in ordine di tempo perché praticamente ormai è un mese dalla sua inaugurazione, è la nascita del nuovo municipio. Il nuovo municipio che noi abbiamo raccontato in quanto una ristrutturazione, ma anche è stata la volontà dell'amministrazione comunale di valorizzare quello che è sempre stato un polo di una grandissima importanza storica per Pieve di Soligo, e oggi è la casa dei cittadini, perché il municipio altro non è se non la casa dei cittadini. Come ci siete arrivati e com'è questo primo mese, come è vissuto questo primo mese per il nuovo municipio? Beh, la definizione casa dei cittadini è il termine corretto con cui chiamare questa struttura che a Pieve di Soligo è lì da 146 anni, quindi per tutti noi, per le generazioni passate, mi auguro anche per le future, ha rappresentato skyline del nostro paese, della nostra città. Si tratta di un recupero importante che ha visto impegnata la prima parte della seconda amministrazione Soldan e anche tutta la prima nel creare un progetto, un quadro economico in tempi in cui non era facile, si parlava ancora di patto di stabilità. Oggi questi termini ormai sono
sono desueti, non ci si rende conto della complessità di cosa vuol dire realizzare opere pubbliche in Italia, o quantomeno di un determinato periodo che abbiamo vissuto. Noi questo municipio lo abbiamo inaugurato appunto il 26 settembre con una grande festa partecipata da parte dei cittadini, anche se in qualche maniera limitata per la presenza delle norme Covid e quindi con delle regole che non hanno permesso a tanti di poter essere presenti in quella circostanza. È un'opera che mette insieme storia e bellezza con le tecniche di restauro e recupero di quello che era questo antico edificio, ma anche di tecnologia, perché è un edificio che tende a utilizzare la geotermia per il riscaldamento, l'isolamento e quant'altro. La cosa che a me dà piacere in questo mese, ma anche nei mesi prima, perché lo abbiamo inaugurato quando si poteva, ma è già da un anno che noi utilizziamo questa struttura, è vedere l'entusiasmo di chi entra, si trova in un ambiente familiare e ripercorre attraverso le stanze, le aule, i materiali che abbiamo recuperato, gli anni dell'infanzia in cui quell'edificio, che era una scuola, ha contribuito a educare le generazioni. Anche la sua scuola? È stata anche la mia scuola, sì. Quindi insomma lei è di casa. Allora, lei prima parlava di tecnologia nei lavori pubblici. Io so che adesso il Comune si sta impegnando anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Anche qui, come state lavorando? Sì, è un progetto che parte da una legge che prevede appunto che nei comuni i luoghi che solitamente creano difficoltà di accesso vengano rimossi. Noi abbiamo fatto un lavoro anche qui molto lungo di anni, prima di studio e poi di finanziamento e di realizzazione di un percorso che già l'anno scorso aveva visto interessate alcuni luoghi di Pieve di Solligo oltre che alcuni edifici. Quest'anno siamo partiti con la parte più pesante, più complessa forse, perché stiamo parlando di Piazza Balbi, quindi di una realtà di 2500 metri quadri articolata nel centro del paese, che da un lato appunto va a risolvere questo tipo di problematicità, quindi dando l'accesso alle attività commerciali, ai luoghi, alle persone che hanno qualche problema di tipo motorio, e dall'altro però stiamo anche intervenendo sui sottoservizi, in particolare con ATS, con il nostro referente per gli impianti idraulici, stiamo rifacendo l'acquedotto, un'operazione che ha visto in questi anni e vedrà anche per i futuri questa collaborazione stretta, che vuol dire però disagio per i cittadini, perché nel rifare gli acquedotti dobbiamo comunque distruggere le strade, attendere il tempo giusto perché possa sedimentare il terreno e poi procedere con le asfaltature. Abbiamo iniziato in maniera sinergica negli anni scorsi un programma di questo tipo, ovviamente è un programma che deve essere, come dicevo prima, condiviso anche con le altre società partecipate. Certo. E oltre al centro di Pieve partiranno a breve anche lavori su Via Fabbri, che è una strada, l'antica strada del vino prosecco, dove verrà appunto realizzata la nuova fognatura e anche il nuovo acquedotto. Insomma, quindi un bel piano, diciamo, di fine mandato, sindaco, perché insomma lei può vantare di avere alle sue spalle tanti lavori, tanti progetti. Pieve di Solligo in questi anni è cambiata molto. Diciamo che noi abbiamo... Non vi siete fatti mancare non nulla. Non ci siamo fatti mancare decisamente nulla, perché noi abbiamo iniziato con la realizzazione del Palazzetto dello Sport, che era un'opera attesa da 30 anni, che l'amministrazione precedente aveva appaltato e aveva creato le condizioni economiche per la sua realizzazione. È stato un cantiere quello che ci ha visto molto impegnati. Nel frattempo siamo partiti anche con il progetto di Palazzo Vaccari e con un programma sistematico di riordino delle strade, partendo appunto dai sottoservizi, come dicevo prima. Non abbiamo però mai voluto dimenticare tutti gli altri settori, dal sociale piuttosto che allo sport, piuttosto che alla cultura. Su tante cose non siamo ancora riusciti a raggiungere gli obiettivi, ma conto che i prossimi 2 anni e mezzo di mandato riescano a completare tantissime cose e avviarne per le future amministrazioni anche quelle che abbiamo promesso.
Infatti, guardi, adesso le facciamo vedere proprio le immagini dell'inaugurazione il 27, eccolo qua, questo è il nuovo municipio. Molte le autorità, è arrivato anche il ministro d'in capo, c'era il prefetto Maria Rosaria Laganà, un momento insomma molto importante per la cittadinanza e poi comunque un municipio davvero curato nei minimi particolari. Avete puntato molto sull'arte, insomma, non è da tutti i municipi avere anche opere d'arte di questo tipo, quindi un luogo accogliente ma anche un luogo in cui respirare, no? Arte e storie. Questo ci tenevamo a farvi vedere le immagini proprio perché così, anche per chi non fosse di Pieve di Soligo, fosse chiaro di che cosa stessimo parlando. Le chiedo di attenderci un attimo perché dalla regia mi dicono che dovrebbe essere collegato con noi da Roma Andrea Dan, presidente dell'Associazione Emanuela Sicurezza Stradale. Andrea, buongiorno, grazie per esserti collegato con noi. Buongiorno a voi. Ciao. Sono qui collegato a Piazza San Pietro. Allora, sono molto commosso. La tua marcia su Roma, per Roma, per incontrare il Papa, qual è il tuo obiettivo? Il nostro obiettivo è più di un obiettivo. Il primo è mandare anche un messaggio a tutti i giovani di prendere le proprie PC, i propri portatili, i propri telefonini, metterlo in zaino e iniziare a camminare, andar a vedere questa bella Italia, andar a vedere la fauna, la flora, l'autunno. Iniziamo a muoverci da casa e andiamo a vedere proprio la natura. Il mio cammino, che è partito da Treviso il 31 agosto, sono arrivato ieri qui a Roma e un'ora fa all'Angelus Sua Santità Papa Francesco lo ha ricordato dicendo e ringraziando la maratona da Treviso a Roma. Sono commosso, sono emozionato. Ora in questi giorni sono qui a Roma, nel mio tragitto ho fatto vari incontri istituzionali, enti locali, segretari istituzionali e mi ha scritto anche il professor Presidente del Consiglio Mario Draghi, il quale mi ha riferito che stanno lavorando il Consiglio dei Ministri per fare un decreto legge di trovare dei fondi per le vittime vulnerabili. Vittime vulnerabili significa pedoni, ciclisti, motociclisti, avere delle protezioni, avere degli airbag, però con i soldi dello Stato. Dobbiamo entrare a un cambiamento culturale. Come l'auto c'è l'obbligo di avere l'airbag, spero quanto prima, siamo partiti in Veneto, siamo qui a Roma, ma che diventi anche una politica internazionale per dare, tanto per dire, delle protezioni come il settimo pilastro della Commissione europea ne sta parlando. Quindi sia cultura della sicurezza stradale, ma anche un impegno proprio da parte delle istituzioni, anche economico, affinché questa cultura si possa poi espletare insomma nella vita. Andrea, grazie. Noi ti invitiamo a mandarci delle immagini che poi trasmetteremo questa sera nel corso dei nostri notiziari del tuo viaggio e proprio lì di dove sei in questo momento, ambasciatore per la sicurezza stradale. Grazie Andrea, arrivederci. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Allora, ci tenevamo a collegarci con Andrea Dan, che ha perso la figlia Manuela proprio in un incidente stradale, ha fondato l'Associazione Emanuela Sicurezza Stradale, davvero da anni porta nelle scuole e in questo caso appunto tra le genti la cultura della sicurezza stradale. In qualche modo ci possiamo collegare con il lavoro che può fare nel suo piccolo un'amministrazione comunale nel mettere in sicurezza le strade, nei programmi, progetti di lavori pubblici e anche nei progetti di eliminazione delle barriere architettoniche, perché si tratta davvero di rendere accessibile un comune e anche più sicuro.
Sì, intanto mi associo al ringraziamento per quello che ha fatto Andrea Dan, perché veramente porta, credo, un'attenzione su un tema importante. È vero, le amministrazioni possono fare tanto, ovviamente le amministrazioni non possono fare tanto in poco tempo, cioè i tempi che tante volte i cittadini non capiscono è che per modificare le viabilità piuttosto che interventi serve programmazione, serve finanziamento, poi ci sono le regole sugli appalti. Un'altra cosa che però va detta è che i cittadini al loro tempo possono fare la loro parte. È brutto leggere ogni mattina il giornale e vedere quanti incidenti avvengono per eccesso di velocità, per distrazione e quant'altro. Quindi dobbiamo avere tutti la coscienza, in coscienza, che ognuno di noi deve fare la propria parte per essere in sicurezza, e sicuramente poi lo Stato troverà anche il modo, lo Stato e i comuni, di dare comunque una soluzione a questo tipo di problematicità. Viviamo in un territorio stupendo dove i sindaci di qualsiasi parte politica non sono mai sordi agli obiettivi e ai bisogni dei cittadini. A proposito di territorio stupendo, allora Conegliano, Valdobbiadene, le colline patrimonio dell'UNESCO, che cosa può cambiare da quando per questi territori è stata data anche questa definizione, questo cappello da parte dell'Europa? Dal punto di vista turistico cosa cambia, e voi come sindaci come potete interpretare questo cambiamento? Allora, si tratta di un percorso che abbiamo iniziato ormai 10, se non 11 anni fa. I sindaci tutti coesi, prima 15 poi 29 comuni, perché abbiamo preteso che questo riconoscimento in qualche maniera ricadesse su un'area più ampia. Con l'appoggio della regione siamo riusciti a ottenere questo importante riconoscimento, che non è un premio, è una responsabilizzazione a conservare un territorio che è stato definito unico per la sua bellezza, per le sue caratteristiche e per il lavoro che l'uomo ha messo in questo territorio. Ovviamente questo ha delle ricadute positive, perché il numero di turisti che abbiamo potuto rilevare anche in questi mesi, che solitamente erano poco propensi a un turismo nei nostri luoghi, effettivamente ci sono questi arrivi che sono di carattere internazionale, non solo di movimento di persone interne, e a questo tipo di entusiasmo che si sta generando nel territorio si stanno generando anche investimenti da parte di cittadini e opportunità di lavoro o di valorizzazione del proprio patrimonio o del proprio ambiente. Quindi il patrimonio storico, naturalistico, ma anche enogastronomico, no? Vediamo adesso cosa sta accadendo con la battaglia contro il Prosek, insomma stiamo difendendo con le unghie e con i denti il nostro patrimonio culturale. Può generare una mobilità diversa anche, ad esempio, mi viene in mente tutto il turismo di prossimità, i trevigiani che arrivano verso Pieve di Soligo, quindi tutta la provincia di Treviso, già il turismo del Veneto che si può muovere verso Pieve di Soligo. Beh, Pieve di Soligo da un certo punto di vista è la città dello spiedo gigante, la città dello spiedo, che poi rappresenta questa antica tradizione dell'alta marca trevigiana, di questo piatto antico di questa stagione. Ma non è l'unico piatto, ce ne sono un'infinità di DOP, cioè di prodotti che vengono riconosciuti come unici e legati a un territorio, e in questi giorni si sta svolgendo la bellissima manifestazione di Combai dei Marroni e poi se ne aprono degli altri. È un territorio che per ogni mese offre appunto un prodotto, se non anche di più, lo offre attraverso delle sagre, e quindi il merito qui va a tutti quei volontari, a quel consorzio delle Proloco che veramente da decenni sta lavorando in silenzio, ma sta lavorando per mantenere vive le tradizioni da un lato e oggi per valorizzarle e darne appunto la giusta visione. Da questo punto di vista, secondo lei stiamo tornando alla normalità con sagre, eventi, manifestazioni sul territorio dopo il Covid?
Sì, lo stiamo facendo, non dobbiamo mai dimenticare e abbassare la guardia, perché comunque, porto la mia esperienza da sindaco, chi dei nostri concittadini ha avuto la sfortuna di incontrare la malattia nella maniera più pesante ne porta ancora gli esiti ancora oggi, nonostante siano passati mesi. Quindi abbiamo fatto tutti quanti dei sacrifici, abbiamo imparato, perché quello che ci ha reso un po' ci ha messo un po' in difficoltà all'inizio era il non conoscere. Certo. Abbiamo saputo fare squadra tutti insieme, lavorare in questi 2 anni, capire che una malattia si può sconfiggere anche in poco tempo, magari non tutte le cose sono andate per il verso giusto, ma ce l'abbiamo fatta. Certo. E quindi adesso non dobbiamo dissipare questo risultato e soprattutto mi auguro che consideriamo la libertà, quella capacità di poter ritrovarci e di stare insieme anche con un senso più profondo e diverso rispetto a come magari lo consideravamo nella frenesia dei momenti della vita passata. Lei prima ha citato lo Spiedo Gigante perché tra l'altro era presente proprio nel giorno dell'inaugurazione del nuovo municipio, no? Palazzo Vaccari. Dovremmo anche avere, eccole qua, le immagini. Voi avete fatto davvero una grande festa, si accedeva all'area solo tramite Green Pass, quindi anche voi, nonostante fosse all'aperto la festa, avete scelto, no, di stare entro le regole per far sentire i cittadini più sicuri, e queste sono proprio le immagini della bella festa che è stata organizzata poi a contorno dell'inaugurazione, quindi una grande, grande tradizione enogastronomica. E poi ovviamente altro grande richiamo per il turismo è il centenario del poeta Andrea Zanzotto. Sì, noi abbiamo scelto, torno allo Spiedo un attimo, la modalità del Green Pass o del tampone sostitutivo, perché il sindaco giura lealtà alla Costituzione di rispettare le leggi dello Stato, quindi in quel momento la legge prevede che per manifestazioni anche all'aperto quelle siano le dinamiche con cui si accede alle aree pubbliche. Questo non è solo un anno particolare, lo diceva bene, per il municipio, ma perché abbiamo 2 centenari di 2 personaggi importanti a Pieve di Soligo, uno il poeta Andrea Zanzotto di fama mondiale, l'altro il nostro senatore e ministro Francesco Fabbri, che tanto ha fatto per il territorio a vantaggio anche di tutta l'alta Marca trevigiana. Abbiamo iniziato questi centenari, ovviamente il comune è affiancato e si affianca al Comitato Nazionale, a tutti gli altri comuni dove Andrea Zanzotto comunque ha avuto una sua rilevanza, penso a Santo Stefano di Cadore piuttosto che alla città di Padova e di Bologna. Quindi stiamo parlando di un letterato, di un poeta che in tempi non sospetti aveva già toccato tutti i temi dell'attuale attualità e che abbiamo sopra il tavolo quotidianamente, e lo ha fatto partendo dalle parole e ispirandosi. Queste sono le immagini della casa, vedete? Ispirandosi ai nostri luoghi. Le iniziative sono state tante in questo periodo, ma non sono finite, cioè continueranno, perché il centenario è un punto di partenza e non un punto di arrivo. L'importante è insomma che lei sindaco ci ricordi questo, perché allora poi immagino che all'interno del sito del comune si trovano tutte le informazioni, no, per poter fruire i vari eventi che il comune ha organizzato. Senta, in ultima battuta le faccio un po' una domanda così, forse la prendo un po' in contropiede, ma ha già pensato a quale sarà la sua destinazione, cosa vorrebbe fare a fine mandato, sindaco? Beh, è un po' presto, ma insomma... È molto presto, perché il lavoro ce n'è molto, cioè siamo a metà di un percorso che è appunto il secondo mandato, e approfitto della telecamera, perché è una cosa che in genere si fa quando non ci si aspetta questa cosa, e ringrazio Marika per la pazienza che porta nel sopportarmi in questi 7 anni e mezzo, perché fare i sindaci vuol dire anche rinunciare alla famiglia, tanti momenti e così, e a Beatrice, che poi è la gioia che è nata in questo periodo, e quindi loro danno il senso di quello che si può fare dopo. Facciamo bene il lavoro che abbiamo davanti e poi ci pensiamo più avanti. Che bello, sindaco, grazie. Abbiamo lanciato anche questo messaggio davvero inaspettato anche per me, proprio nel giorno della festa della famiglia, quindi non potevamo dire insomma cosa migliore davvero in chiusura. Grazie a Stefano Soldan per essere stato in nostra compagnia. Voi telespettatori, godetevi questa domenica. L'informazione di Antenna 3 torna questa sera alle 19:30. Arrivederci.